Il campionato Vivo Serie 2 femminile di volley nazionale ha terminato la regular season. Il Soverato ha centrato l'obiettivo di inizio stagione di entrare nei playoff, arrivando settimo, avendo anche alla fine un punto di penalizzazione. E allora, coach, obiettivo centrato, però adesso pensiamo ai playoff, ma prima di arrivarci facciamo un attimo un recap. Come sono andate queste, come è andata questa regular season? Allora Giorgio, innanzitutto ti ringrazio dell'intervista, mi fa molto piacere farlo ed esprimere quello che è il mio punto di vista e il mio pensiero. Siamo contenti perché per l'ennesima volta, per il quarto anno consecutivo, regaliamo il trofeo alla città di Soverato e alla società in testa al presidente Matozzi, che indubbiamente con grandi sacrifici in tutti questi anni ha regalato la Serie A al Soverato. Per cui siamo contenti che anche quest'anno siamo riusciti a completare, diciamo, la stagione raggiungendo l'obiettivo dei playoff. Non è stato semplice perché le vicissitudini sono state tante, l'ennesima volta il Covid, il cambio da diagonale palleggiatore opposto per quello che poi è il campo, quello che sono state le posizioni di squadra, un mercato sicuramente non semplice, però ci siamo riusciti grazie all'impegno delle ragazze innanzitutto e al lavoro di tutti quanti noi, in primis dello staff, che mi ha permesso di colmare magari quei gap legati anche a, diciamo, carenze tipo tecnico, carenze tipo tattico, carenze tipo fisico. Quindi è stato un lavoro che ci ha permesso di cogliere il risultato di cui siamo contenti, un risultato che restituiamo alla città di Soverato e ovviamente in particolare alla società e al presidente, che credo meritasse in qualche modo questo ennesimo traguardo. Ecco, io non sono un esperto di dati tecnici e tattici, però mi sembra che sono state 10 vittorie e 10 sconfitte e che il Soverato ha vinto più di 30 set e ne ha persi una 38. Questo dato tecnico come è commentato dal coach Napolitano? Guarda, abbiamo... alla fine occupiamo secondo me la posizione di classifica che meritiamo, cioè nel senso che 10 vittorie di sconfitte ci permette di raggiungere, insomma, di occupare il settimo posto, ed oggettivamente è quello che fondamentalmente era nelle nostre corde. Forse saremmo potuti rimanere avanti a Martignacco, ecco, facendo una partita diversa nell'ultima di campionato, però fondamentalmente cambia poco. La squadra è stata costruita per una salvezza tranquilla che corrispondeva al raggiungimento dei playoff per come era organizzato il campionato quest'anno, quindi la formula. Lo abbiamo fatto, ci siamo regalati anche un quarto di finale, un ottavo di finale di Coppa Italia, entrando nelle prime 5 alla fine del girone regolare, per cui gli obiettivi sono stati tutti centrati. Abbiamo avuto molti alti e bassi e abbiamo la consapevolezza di aver costruito questo risultato in casa, perché fondamentalmente nel girone di ritorno in casa non abbiamo mai perso. Un po' più di deficienza invece che sono state le prestazioni, diciamo, fuori casa, però anche quello forse ha una ragione, una squadra molto giovane, una squadra un po' inesperta, con tante giocatrici al loro primo anno da titolare. Quindi fondamentalmente, come poi sempre dico, il campo conferma quelli che sono i reali valori. È difficile che ci sia un sovvertimento, diciamo comunque un ribaltamento del pronostico. E io, vestendomi per un attimo da tifoso, mi chiedo, leggendo un post su Facebook alla fine della regular season di coach Napolitano, sentendo questo coach Napolitano, forse Macerata sarà un ostacolo troppo alto, oppure finché non cade l'ultimo pallone noi ci crediamo? No, assolutamente no. Io ho fatto un'analisi di quello che è stato il campionato, la stagione regolare. I playoff, la storia ci ha insegnato che sono una storia a sé stante, un qualcosa di diciamo avulso dal campionato. Sicuramente non partiamo da favoriti, questo è ovvio, giochiamo contro la seconda dell'altro girone, contro una squadra forte che sono già 3 anni vincitrice della Coppa Italia l'anno scorso, che ci ha eliminato in Coppa quest'anno, quindi contro una squadra molto solida, ben allenata da coach Paniconi, quindi non partiamo sconfitti ma non partiamo da favoriti. Proveremo a sovvertire quello che è il pronostico, diciamo il fatto che Macerata sia favorito, però sappiamo anche che non è facile perché bisogna andare a vincere fuori casa e perché oggettivamente Macerata ha un organico di tutto rispetto, per cui non partiamo da sconfitti, ma abbiamo la percezione che comunque la partita non sarà molto semplice. E si giocherà 2 su 3, ma se è vero che un anno di un gatto equivale a 7 anni umani, 4 anni su una stessa panchina per un coach di volley, a quanto equivalgono?
comunque... Guarda, forse la domanda bisognerebbe farla in anzitempo, quanto equivalgono a farli superato? Cioè, nel senso che, sai, io sono stato ben contento di accettare 4 anni fa la proposta del presidente Mattozzola, dove ci eravamo rincorsi negli anni e non eravamo mai arrivati a una conclusione contrattuale, a mettere la famosa firma. Io sono calabrese, catanzarese in particolare, ho due nipoti nati a Soverato, per cui per me è stata anche una questione di cuore. Quindi qualunque siano state le condizioni, sono state comunque condizioni che hanno fatto prevalere il cuore sulla ragione. Quindi io sono contentissimo, continuo a dire, devo ringraziare il Presidente che mi ha dato questa opportunità e lo farò sempre. Avrei, come posso dire, mi sarebbe piaciuto che le cose fossero andate un po' diversamente, nel senso che nell'ultimo periodo le difficoltà sono state veramente, veramente tante e abbiamo dovuto trovare delle soluzioni a problemi che oggettivamente non erano facilmente risolvibili, per cui ecco, questo lo dico anche un po' da calabrese, nel senso che purtroppo soffriamo sempre di questa incapacità magari di gestire, mi riferisco anche a un Palascoppa che insomma ormai è ridotto in condizioni pessime, alla difficoltà di avere degli strumenti, del materiale, a tante cose. Nonostante questo, ecco, ripeto, abbiamo fatto comunque 4 anni di ottimo lavoro, sono contentissimo del percorso che abbiamo fatto, delle persone che ho conosciuto, delle atlete, delle giocatrici che ho allenato e soprattutto dei tanti professionisti che hanno lavorato insieme a me per migliorare il rendimento delle giocatrici che abbiamo allenato. Quindi questo credo che sia il risultato più bello che abbiamo raggiunto in questi 4 anni. E quindi dobbiamo, riferito solo all'ultimo anno, analizziamo il momento più bello e il momento più brutto fino ad ora. Ma guarda, dal mio punto di vista il momento più bello è quello in cui abbiamo, diciamo, tra virgolette, consolidato il nostro giocare in casa, il nostro palazzetto, laddove, come ho detto prima, nel giro di ritorno non ci abbiamo mai perso. Quindi, sai, giocare a Soverato è sempre stata, in questi 4 anni, compreso l'ultimo, quello in corso, una grande emozione, soprattutto per me che sono, diciamo, soveratese d'adozione, o comunque calabrese, catanzarese, per cui il momento più bello credo che sia stato quello in cui dopo la partita con Vicenza abbiamo avuto la matematica certezza dei playoff, perché era quello l'obiettivo che ci eravamo posti, non è stato semplice per le molte traversie, per i molti problemi. Il momento più brutto, guarda, i momenti più brutti in una stagione ce ne sono tanti. La cosa importante, come dico sempre, è quella di non abbattersi e di cercare una soluzione, come dicevo prima, alle problematiche che si sono di volta in volta succedute, che sono state davvero tante, problematiche in campo e problematiche fuori campo. Facevo prima riferimento alla dover, insomma, dovuto cambiare la diagonale opposto palleggio a novembre, che per una squadra diciamo è quanto di peggio possa capitare, quindi quello non è stato semplice. Ecco, se proprio dovessi pensare a un momento brutto, penso a quello in cui ci siamo dovuti imboccare le maniche e ricominciare quasi da capo. Potrei citare anche il Covid, perché quest'anno, a differenza dell'anno scorso in cui la squadra lo ha preso tutto il Covid e quindi la ripartenza è stata una ripartenza omogenea, quest'anno invece abbiamo dovuto praticamente riniziare quasi 3 volte, visto che le positività e quindi le negativizzazioni al Covid sono avvenute a scaglioni, per cui però devo dire che grazie all'impegno di tutti e soprattutto a questo meraviglioso staff con cui ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare in questi 4 anni, siamo riusciti a trovare sempre una soluzione ai problemi, e questo credo che forse sia il nostro merito migliore, maggiore. Io ho avuto la fortuna di seguire tutte le partite in casa quest'anno, quindi ho visto coach napoletano tranquillo, arrabbiato, che arringava seduto oppure in piedi nei time out o durante la partita, e quindi mi posso permettere di dire, come avevo già detto in precedenza, quel rissoso, irascibile, carissimo coach Bruno Napoletano, perché è anche cresciuto. Ho visto una partita di qualche anno fa, c'è un napoletano che a me appare più maturo, quindi si cresce, si matura e lavora su se stesso il coach. Ma assolutamente sì, e meno male che è così, nel senso che io in 20 anni, io ho iniziato la mia prima stagione in Serie A 20 anni fa, per cui è chiaro che fai un percorso che oltre ad essere di natura tecnica è anche un percorso mentale, per cui reagisci diversamente a quelle che sono le situazioni, le problematiche. Certo, ad ognuno di noi piacerebbe mantenere sempre la calma, andare in panchina, stare seduti e gustarsi lo spettacolo, però questo purtroppo non è sempre possibile. Come dicevo, noi negli anni abbiamo dovuto sopperire comunque a delle lacune, a delle mancanze, a delle difficoltà, allenando giocatrici di indubbio valore, ma che comunque erano le loro prime esperienze, allenandoci giocatrici giovani, per cui era necessario comunque mantenere un atteggiamento anche dal polso fermo, come si suol dire, no? Magari un po' più bastone che carota, ecco, perché effettivamente
la situazione lo richiedeva. Io credo che le situazioni fondamentalmente le abbiamo gestite anche bene, ho fatto comunque un conteggio, abbiamo vinto più partite di quante ne abbiamo perse. Quindi questo fondamentalmente è sintomo di un lavoro fatto più o meno bene. Poi sai, l'atteggiamento di ognuno di noi, il carattere di ognuno di noi, ecco, non si lavora per cambiare il carattere delle persone, va accettato per com'è. Io sono comunque molto meridionale da questo punto di vista, molto calabrese, sono insomma, abbastanza istintivo, anche se negli anni poi questa mia istintività, devo dire, l'ho migliorata, ecco, però mi rimane come etichetta. Ecco. I tifosi sono stati molto importanti, però con i tifosi è anche difficile parlare perché vorrebbero vincere sempre 3-0, lo dissi io all'inizio della stagione a coach Boschini. Quindi ora i tifosi che hanno apprezzato il raggiungimento dei playoff, però magari si aspettavano che il Sorato magicamente arrivasse primo in classifica. Una parola serve anche per loro. Ma io i tifosi non ho mai smesso di ringraziarli in questi 4 anni. Dopo la partita con Vicenza, che era l'ultima partita del girone regolare in casa, sono andato personalmente a ringraziarli proprio per il supporto, per tutto quello che mi hanno dato, innanzitutto proprio a livello personale e umano, e poi hanno dato sempre a tutta la squadra. È anche giusto che il tifoso voglia vincere, si ha poi però la percezione che per vincere servono alcune cose. Oggettivamente assoverato in 4 anni in cui sono rimasto io, qualcosa ci è mancato da questo punto di vista, quindi ci siamo dovuti in qualche misura non arrangiare, però ho dovuto, come ho detto prima, anche trovare delle soluzioni a dei problemi che si sono man mano verificati, per cui io posso solo ringraziare i tifosi per quello che ci hanno dato e augurare a Soverato quelle che sono le migliori fortune possibili e quelle che i tifosi di questa città meritano, ecco, laddove credo che comunque il presidente Matozzo abbia già fatto tantissimo, perché questa è la storia, la pallavolo, lo sport che ce lo dice, insomma, il presidente con i sacrifici da solo ha tenuto una Serie A per 12 anni a Soverato, quindi penso che insomma sia solo da ringraziarlo per quello che ha fatto per questa città. E coach napoletano è anche chef, su Facebook c'è una rubrica ad hoc coach e chef. L'avevo fatto la stessa domanda a coach Boschini riferito a napoletano, mi aveva detto che lui era bravo nel preparare la carbonara, però vorrei sapere che tipo di piatto è questo Soverato, questa Ranieri International Volley Soverato. Questa è una bella domanda. È un piatto in cui gli ingredienti vanno mixati bene per far riuscire, ecco, il piatto con il giusto equilibrio, il giusto mix di sapori, perché ne abbiamo tanti di ingredienti, dobbiamo essere bravi a far sì che tra di loro stiano bene. Quindi non c'è un ingrediente che magari prevale sull'altro, non c'è un ingrediente che magari si possa dire essere di qualità superiore. Tanti ingredienti buoni che poi sta a chi ha lavorato per fare il piatto mixarli nel giusto modo per far sì che il piatto venga bene. E quindi una ricettina, una vellutata sul letto di, come dicono quelli che ne capiscono? Io direi qualcosa più di piccante, ecco, un po' più piccante che dolce, nel senso qualcosa di più spigoloso, quindi qualcosa di dai sapori decisi e meno morbidi, ecco, magari l'anduia, non lo so, forse qualcosa a base di anduia. E comunque penso che si possa dire che magari un domani, quando ci sarà la finale playoff di Serie A1 tra Soverato e un'altra squadra con coach napoletano sull'altra panchina, ci sarà il cuore che batte da tutte e due le parti. Bah, quello sicuramente. Poi sai, questo per me è lavoro. Come ho detto, ci sarà sempre un angolo del mio cuore, insomma, Soverato, quindi come è sempre stato, anche quando non andava a Soverato, perché come ho detto prima, col presidente Matozzi ci siamo cercati tanti anni, non siamo mai arrivati a un accordo, ma ciò non toglie che portavo comunque sempre con grande rispetto Soverato. Adesso lo farò ancora, diciamo, ho una maggior ragione in più per farlo, visto che ci sono rimasto 4 anni, ma ci sarà sempre posto nel mio cuore per Soverato. E allora coach, facciamo questo brindisi in diagonale, opposto e palleggiatore, e analcolico, ve lo confessiamo. E un ultimo pensiero, la parola alla fine spetta a coach napoletano mentre io bevo. Ma io, guarda, non posso che, come posso dire, direi un grazie a tutti quanti per quelli che sono stati questi 4 anni difficili ma ugualmente belli, perché poi io dalle difficoltà ho sempre tirato fuori il massimo e forse ho imparato più dalle difficoltà che dalle cose agevoli, quindi anni difficili, questi 4 anni, un grazie al presidente Matozzo che ovviamente
mi ha dato questa possibilità, la possibilità di allenare nella mia città, insomma nella mia terra, e un ad maiora, nel senso spero le migliori fortune per il volley soverato.